cosa, visto che ci sono i Ghostbusters come citazione, chi era il tuo preferito dei Ghostbusters? Era chiaramente Peter Venkman, il preferito credo di tutti, ma poi a parte il Peter Venkman nei Ghostbusters è proprio Bill Murray, che è uno dei miei idoli della vita e punti di riferimento totali. In sede di scrittura quest'anno, magari è solo una percezione, avete un po' alzato la posta anche sulla stand-up o sulle battute più abrasive, quindi su modello americano, o è solo una sensazione? No, è possibile, è una cosa che avevamo già iniziato a fare nell'ultima versione a teatro, perché rispetto al quotidiano, dove comunque avevi appunto il pressing del tempo e delle giornate che scorrevano, e spesso i monologhi dovevano ridursi a essere battute su la giornata in se stessa, qui abbiamo la possibilità di scegliere argomenti di cui vogliamo parlare. Lo abbiamo fatto nella scorsa stagione con il politicamente corretto, con il bullismo, con le persone che si offendono per qualunque cosa non gli vada genio, per i radical chic. Quest'anno abbiamo iniziato a farlo con l'ambientalismo e abbiamo la possibilità di concentrarci più su dei temi, sceglierli, approfondirli e ovviamente essere più impattanti. Quindi il tema dell'ambientalismo, che adesso ormai si parla solo di quello, sarà una parte fondamentale di questa stagione, quindi verrà ripreso in ogni puntata oppure... Ma non lo so, può essere, guarda, lo è sicuramente della prima puntata, perché c'è ospite Marco, che è una persona che si spende molto per questa causa, e quindi abbiamo incentrato il monologo d'apertura su questo, no? Sul fatto che tutti siamo d'accordo sul non inquinare, ma nessuno poi lo fa, no? Siamo tutti d'accordo che non vadano sprecate le risorse, ma tutti lo facciamo, e quindi ci immaginavamo questa specie di dittatura ecologica, che qualcuno che ci imponga di smettere di inquinare. Del tuo incontro con Jimmy Fallon, che è un po' il piatto forte della nuova stagione, hai tratto qualche insegnamento, ti hai dato qualche consiglio magari? Non direttamente, nel senso, lui con me non devo dire che ha avuto un atteggiamento veramente paritario, non si è posto sul piedistallo dicendo io sono Jimmy Fallon, adesso ti spiego come si fa questo lavoro. Sicuramente abbiamo imparato tanto soltanto guardando lui e tutto il suo team, abbiamo visto alcune cose come le fanno loro, e alcune di queste cose abbiamo detto cavolo, anche noi le facciamo così, e alcune abbiamo invece detto qua dobbiamo migliorare, perché evidentemente il lavoro che bisogna fare dietro a una cosa è quello che stanno facendo loro, no? E quindi abbiamo rubato un po' di segreti tecnici. Forse l'insegnamento più grande che mi ha dato lui è nel modo stesso in cui mi ha trattato, nel senso essere così grandi e comunque essere così, così umili. Avrai Antonio Conte, dicevi, hai già un'idea di cosa farai con Conte, che dicevi che è un personaggio che conosci poco, o comunque ti devi ancora un po' chiarire parlando? Per adesso abbiamo buttato sul piatto a lui un paio di idee che ci piacerebbe inscenare. Alcune sono più di contenuto, altre sono più di show. Stiamo cercando di capire insieme a lui dove lui si sente più a suo agio, ma sicuramente in entrambi i casi verrà fuori qualcosa che vale la pena vedere. Un desiderata tra gli ospiti inarrivabili o quasi, tu quale sogneresti di avere qui? Io sognavo Jimmy Fallon ed è successo. A questo punto ti potrei dire Paul McCartney, e vediamo se mi va bene come con Jimmy Fallon.